undici discepoli se ne andarono in Galilea, sul monte, nel luogo indicato loro da Gesù. Al vederlo lo adorarono, alcuni invece dubitarono. Allora Gesù disse loro: «Ogni potere mi è stato dato in cielo e in terra. Andate dunque, ammaestrate tutte le genti, battezzandole nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro ad osservare tutto ciò che vi ho ordinato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, sino alla fine del mondo». Cari amici, buona domenica nel nome del Signore. Abbiamo celebrato domenica scorsa la grande festa della Pentecoste. Riprendiamo ora il tempo ordinario, ma abbiamo due altre solennità da vivere dal punto di vista liturgico molto significative e molto belle. Domenica questa la festa della Santissima Trinità e poi domenica prossima la festa del Corpus Domini. Spiegare la Trinità è, potremmo dire, qualcosa di praticamente impossibile, come quando vogliamo spiegare il motivo per cui una persona ama qualcun altro. Possiamo spiegare all'infinito che cos'è l'amore, ma lo comprendiamo realmente solo quando facciamo l'esperienza di amore. Lo stesso vale per Dio. Possiamo sprecare fiumi di parole per spiegare che cosa sia la Santissima Trinità, ma Dio si comprende soltanto quando lo si sperimenta dentro la propria vita. Essendo Dio solo amore, le cose di Dio si capiscono amando. In un bellissimo libro che commenta i 10 comandamenti, il protagonista, che è un bambino, mentre sta giocando al computer, chiede alla sua zia: «Com'è Dio?» La zia lo guarda in silenzio, gli si avvicina, lo abbraccia, gli bacia i capelli e, tenendolo stretto a sé, dice: «Come ti senti ora?» Il bambino alza gli occhi e risponde: «Bene, mi sento molto bene». E la zia: «Ecco, Dio è così. Dio è un abbraccio. Ecco cos'è la Trinità». Solo dopo aver ricevuto il dono dello Spirito possiamo immergerci nel mistero di Dio, nel mistero di Dio che di Dio raccontato da Gesù di Nazaret. Solo Lui poteva dirci in modo profondo e definitivo chi è Dio. Solo Lui, Gesù di Nazaret, poteva raccontarci la novità sorprendente che Dio è Trinità. Da fuori vediamo un solo Dio, ma in realtà sono tre persone: Padre, Figlio e Spirito Santo. Il loro amore è talmente profondo che li rende uno. Questa è davvero una bella notizia, perché solo Gesù poteva farci entrare nell'intimità di Dio. Oggi quindi è la festa di Dio, festa di un Dio che è famiglia, che è relazione. Dio non è, come immaginavamo, un'entità solitaria, ma una realtà viva, relazionale. Dio non è un'infinita solitudine,
ma un'infinita compagnia. Dio è famiglia. Quando noi diciamo famiglia, indichiamo una realtà dinamica. Ecco, Dio è così. Due persone che si amano a tal punto da generare vita. Amore, cioè lo Spirito Santo. Nell'amore ciò che conta è essere uniti senza fondersi, senza annullarsi. L'amore vero è trinitario, unito ma non uniforme, separato ma non diviso. A questa comunione siamo invitati come singoli e come Chiesa. La Trinità ci dice che noi siamo creati a immagine della Trinità. Ecco perché non riusciamo a sopportare la solitudine. La Trinità dice anche che la Chiesa si forma nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La Chiesa è immagine della Trinità. Ecco il motivo della nostra comunione. La Chiesa, come la Trinità, è fatta da persone innanzitutto, non cifre, non codici fiscali. Siamo persone amate in modo unico da Dio. La Chiesa è persone uguali. Ecco perché il perché dell'insistenza della Chiesa sull'uguaglianza. Siamo tutti uguali. È la Trinità che imprime ad ogni uomo il sigillo dell'uguaglianza con Dio. La Chiesa, come la Trinità, è fatta da persone uguali e distinte. Ogni uomo ha il suo volto e la sua storia, i suoi sogni e le sue fatiche, le sue aspirazioni e le sue paure. Dio ci conosce per nome, non per sigla. Sulla Trinità il Vangelo non offre formule, ma il racconto dell'ultima missione affidata agli Apostoli. Battezzate ogni creatura nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Battezzare significa letteralmente immergere. Ci viene chiesto di immergere nell'amore le persone che incontriamo. Un amore capace di andare fino alle estreme conseguenze. Le nostre relazioni, gli abbracci, le parole, il perdono, tutto questo significa battezzare gli uomini. Al termine di una giornata possiamo anche non aver mai pensato a Dio, mai pronunciato il suo nome, ma se abbiamo creato relazioni, se abbiamo dato gioia o speranza ad una persona, abbiamo fatto la più bella professione di fede nella Trinità. Il vero ateo è chi non crea relazioni, chi non dona speranza, chi non fa comunione. E siamo invitati anche ad insegnare e ad osservare tutto ciò che ci ha comandato. Non si tratta di trasmettere un catechismo, anche se è molto più facile trasmettere formule religiose o dottrine. Insegnare significa letteralmente lasciare il segno. Gesù aveva dato un comandamento nuovo, nel senso di qualità, che soppianta tutto ciò che c'è prima, che vi amiate gli uni gli altri come io vi ho amato. Stiamo attenti a non intranciare mai a metà il comandamento. Ci viene chiesto di amarci come Lui ci ha amati. L'amore, questo è il segno che dobbiamo lasciare nelle nostre relazioni. Celebrare la Trinità significa riscoprire quali sono le priorità che rendono felice la nostra vita. Allora proviamo a chiedercelo. Quali sono le priorità su cui sto costruendo la mia vita? Nelle mie scelte familiari o professionali si vede il mio DNA trinitario? Con quale stile gestisco le relazioni? Quanto tempo regalo alle persone e quanto ne investo per costruire relazioni sane? C'è una bella notizia anche oggi. Io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Questa è la radice della nostra felicità.
Lui è con noi nei giorni di fede e nei giorni del dubbio, nei giorni avvolti dalla luce e nei giorni di tenebra. Tranquilli, nulla mai ci separerà dal suo amore. Augurandoci insieme una buona festa della Santissima Trinità, ricordo anche che domenica pomeriggio alle 16 terremo l'incontro di formazione aperto a tutti qui in chiesa parrocchiale. È il terzo di quei 4 incontri, concluderemo domenica prossima nella festa del Corpus Domini. Buona domenica a tutti!